Quello che è avvenuto ieri sera è un qualcosa che probabilmente rimarrà nella storia del calcio, comunque del campionato di Serie A, perché abbiamo visto degli errori ogni tanto, abbiamo visto delle sviste, abbiamo visto delle valutazioni errate da parte del VAR, degli arbitri e quant'altro. Però sul fuorigioco non c'è molta, non si lascia molto spazio all'interpretazione, o è fuorigioco o non lo è. Quando poi vedi una cosa del genere, cioè una svista, il non aver visto Candreva che era sulla linea del calcio d'angolo, praticamente dal lato del calcio d'angolo, beh, allora lì ti rendi conto che questa situazione arbitrale, questa terna arbitrale non è granché, e soprattutto la gestione del VAR è assolutamente folle. Una scelta presa con troppa fretta, e la figura fatta dopo, quando poi a Sky Club Caressa ha preso per mano la situazione, lì devo dire mi è piaciuto molto il giornalista di Sky, perché si è esposto totalmente come piace a noi, cioè non ha fatto troppi giri di parole, si è esposto dicendo questo, se c'è veramente l'immagine, lui dice faccio come un pazzo, cioè ha detto proprio, ha espresso la sua indignazione non da tifoso, da amante del calcio e anche da giornalista. E poi l'immagine è arrivata durante la diretta di Sky Calcio Club, è arrivata, l'hanno mostrata ed è uscito fuori un putiferio, parliamone. E soprattutto voglio sapere che ne pensate voi, quindi qui sotto nei commenti vi invito già da ora a scrivere, già da ora a scatenarvi, a dirmi la vostra. Perché ho sentito tante interpretazioni, tante cose, anche per quanto riguarda l'annullamento del gol, a prescindere in riferimento alla situazione di Bonucci. E il gol già di per sé, secondo gli addetti ai lavori, secondo Marelli, secondo i giornalisti di Sky Sports, secondo tutti quelli che stanno in quegli ambienti là, il calcio d'angolo battuto con gol di Milik era assolutamente regolare. Ma se ciò non bastasse, poi arriva la situazione di Candreva. Il primo allarme lo aveva lanciato proprio Bonucci, che aveva detto guardate che c'era Candreva lì da quel lato. Io mi sono reso subito conto che c'era Candreva, immediatamente. E la stessa cosa aveva fatto anche Allegri. Leggiamo proprio cosa dice Bonucci. La spiegazione che mi è stata data è stata che è stato rilevato un fuorigioco attivo. Sepe non sarebbe mai arrivato su quella palla. La mia posizione non interferisce su un intervento del portiere. Lo dice il regolamento. Poi c'è il dubbio che non venga nemmeno calcolata la posizione di Candreva. Nel fermo immagine non si vede. E qui Bonucci ha ragione. Mi auguro sia stato tenuto in conto, anche se l'immagine doveva essere completa e non abbiamo visto l'immagine completa. La posizione, a prescindere, non è attiva. E queste sono le parole di Bonucci prima dell'immagine che poi è uscita. Prima. Poi arriva un'altra situazione. Perché poi il calcio è bello, perché non c'è soltanto la diretta TV e quant'altro. Poi ci sono anche i social. E sui social ci sono i stessi giocatori. I stessi giocatori a essere protagonisti. E Milik su Instagram pubblica un'immagine in cui si vede la linea ripresa, però la visuale ripresa dall'altro lato, quindi dal lato non della battuta del calcio d'angolo, ma dall'altro lato, e si vede perfettamente che tra Bonucci e Candreva c'è almeno una bella distanza, e non viene minimamente tenuto conto della presenza di Bonucci. Situazione pazzesca. E Milik ha pubblicato la foto con la storia, con scritto senza parole. L'esterno della Salernitana è più basso sicuramente del difensore di Bonucci al momento del colpo di testa. E è chiaro che, vedendola da questa prospettiva, è chiaro che si vede chiaramente. Non c'è nulla da replicare. Poi è Quadrado, è anche Quadrado a pubblicare l'immagine dall'altro lato. Dal lato suo, lui che è il calciante. E si vede perfettamente Candreva. E anche lui scrive incredibile. Incredibile. Di contro poi c'è Nicola che, attenzione, fa una gran partita.
è un allenatore che a me piace tantissimo, proprio come spirito, come coraggio. Ho visto tante interviste di Nicola, è un allenatore che ha proprio, dà una mentalità ben precisa, al di là dell'aspetto proprio tecnico, a livello di mentalità, di concentrazione, di... Davide Nicola è un gran bell'allenatore, molto sottovalutato. Però le parole che dice nel post partita sono francamente... Il VAR ha dimostrato che questo gioco ha credibilità. Dal momento che è intervenuto un calciatore per prendere la palla è fuori gioco. Cioè, questo è francamente irritante. Perché dire che questo gioco ha credibilità grazie al VAR e poi vediamo tutto quello che è successo... Nel dubbio non ti esprimere così. Cioè, nel dubbio puoi dire... Va bene, staremo a vedere come sono le cose per l'arbitro o comunque per il VAR, non è rigore, quindi ok, così è troppo. Così sembra proprio quasi una sorta di presa in giro nei confronti di una Juventus che, lo ripetiamo perché forse magari non è molto chiaro, ha fatto una partita terribile, terribile, però così è troppo. Secondo addirittura la Gazzetta, perché oggi è veramente un turbinio di notizie, secondo la Gazzetta il VAR avrebbe anche valutato le immagini della posizione di Candreva. Quindi ci sono varie fonti, alcuni dicono che la posizione di Candreva non è stata neanche proprio vista, altri, come la Gazzetta, dice che il VAR avrebbe valutato la posizione di Candreva. E questo è ancora più clamoroso, perché se ti sei accorto, se non avevi neanche le immagini, è grave da un punto di vista tecnico, ma gli arbitri hanno poco da fare. Ma se avevano la posizione di Candreva, l'avevano visualizzata e non hanno dato proprio il fuorigioco, allora lì veramente posso pensare che ci sia malafede. La posizione di fuorigioco di Bonucci non è punibile, dice il Tutto Sport invece, poiché non è attivo visto che Sepe è immobile e non è disturbato dal giocatore bianconero in occasione del gol, poi annullata a Milik. E questa è una situazione di normalità in cui si valuta il fatto se sia attivo o passivo il fuorigioco eventuale di Bonucci. Ma nel momento in cui viene valutata la posizione di Candreva, questo discorso viene meno. Cioè non esiste più nulla di tutta questa situazione. E questo è il passaggio importante da capire. E francamente è grave, è molto grave. Allegri ne ha parlato pure nel post partita. Inizialmente ne aveva parlato anche il Corriere dello Sport dicendo c'è l'ipotesi che Candreva possa tenere in gioco tutti, ma era un'ipotesi. Poi però l'immagine, perché poi i giornali escono in nottata, ma durante la notte è stato veramente un turbinio. Qualsiasi immagine veniva fuori anche da gente che stava allo stadio, che aveva ripreso l'immagine della partita, perché poi è chiaro, nell'era del VAR non c'è solo il VAR come strumento tecnologico, ma ogni componente dello stadium ha uno strumento tecnologico tra le mani, ed è il calcio d'angolo, ed è il cellulare durante il calcio d'angolo. Nel momento in cui stai 2-2 e calcio d'angolo, c'è tutta l'ansia addosso dei tifosi, tutti stanno là col cellulare in mano per inquadrare il possibile gol. Quindi chissà quante immagini ancora usciranno per dimostrare che questo era un gol che comunque andava annullato. Detto ciò, Juventus che deve cambiare. Detto ciò, e ne parleremo in un altro contenuto perché poi diventa troppo lungo e francamente vorrei anche scindere gli argomenti. In questo momento però non ci siamo proprio. La vittoria la Juventus l'aveva conquistata sul campo. C'è anche un errorino per quanto riguarda il fallo di mano di Candreva sul gol di Candreva, ma vabbè. Anche in quel caso il VAR non ha minimamente fatto niente. Però, lasciando stare un attimo il discorso arbitrale, questa è una Juventus che non può davvero giocare così. Voglio sapere che ne pensate voi qui sotto nei commenti.